Perché gli animali girano in cerchio? Cosa sta succedendo? Queste pecore in Mongolia continuano a girare in giro in cerchio per 12 giorni. Dopodiché si scopre che tanti altri animali girano in cerchio. Buonasera, i fenomeni degli animali che girano, secondo i nostri studi, sono dovuti all'avvicinamento del pianeta Nibiru alla nostra galassia, variandone in campo vibrazionale. In pratica è quello che hanno detto. Questo è il Sator. Il Sator protegge la casa. Va messo fuori e diventa una croce e uno scudo con le T. Ed è la croce dei Templari ed è una protezione. Io non so cosa voglia dire questi numeri. Tanto è vero che oggi non mi ricordavo più, sapevo che erano numeri di forza e gliel'ho chiesti, però mi danno forza. Tant'è vero che, dirò di più, che io stasera ero distrutto. Ho messo questa felpa e cazzo. Sto benissimo, cioè inconsciamente questi numeri mi hanno dato forza, è una roba stranissima. La Terra sta facendo un cambiamento epocale, di frequenza, di tutto. Il tempo corre più veloce, ma non per tutti. Però non è questa ora, è un'ora di frequenza, è diverso. Non avete la sensazione alcuni di voi che dice, ma cazzo, ma è volato via il tempo quest'anno, ma non era così. Ecco, così succede. Perché non vai più dalla Palombelli? Perché non... Allora, ho creato una frequenza mia che dice di no a tutti i programmi televisivi. Stanno piano piano smettendo di invitarmi perché tanto sanno che dico di no. Non voglio che tu vada in strada, non voglio che tu incontri persone, non voglio che tu vada a teatro, non voglio che tu apri la tua mente, voglio che tu stai in casa e ascolti la televisione. Siamo con Red Rodney. Silvio Pierre, come Yes, vai, Red? Silvio. Non vai più ospite dalla Palombelli? Chissà come mai, eh. Silvio Pierre, Pier perché Silvio, io non perdonami. sono in vendita. In che senso? Hai capito, Silvio Pierre? In Sì. televisione c'è la Eh pubblicità. beh, certo, sennò quella Hai capito, Silvio commerciale. Pierre? Perché fate la pubblicità all'aspirina, ma non al raffreddore? Perché non è un Ups! prodotto il Fate la raffreddore. pubblicità all'Asonil, ma non la fate al livido. Ma è ovvio. Non sarà perché il raffreddore e il livido sono gratis e non ci Sì, ma guadagnano? Ah, vabbè. loro non Cosa? vogliono che entriamo in contatto con Nibiru. Chi è? Cos'è? Nibiru è il pianeta che fa girare gli animali in cerchio. Ma no, ma non è per Sono tutti gli quello. animali che un po' di tempo che Sì, girano in ma cerchio. dicono che è un Fanno batterio. in Vabbè, cerchio, vanno in vabbè. cerchio. Non c'entra il virus, secondo me. Dina conta. Red, io Conta vivo in Dina. campagna e le mie oche da 6 mesi si muovono a rettangoli. Vede? Quello. Rettangoli, invece gli altri sì. Dina conta, succede. Succede. Succede, Dina conta. Succede. Delord, per Delord, esempio, sì. dice che quando l'oca la lascia davanti alla televisione, che è rettangolare, Sì. loro fanno quella forma lì. Ma chi le lascia davanti al Se le mette televisore? davanti alla lavatrice, Cosa? centrifuga. Le oche. Messo sotto, Red, la mia ragazza Sottomesso. davanti a una vetrina di Prada ruotava la testa a cerchio come una centrifuga. Sarà mica un'oca? No, Dina conta, in effetti a me ne è scappata una. vabbè, ma adesso scusate. Come si chiama la tua ragazza messo sotto? Come si chiama? Giuliva. Aia. È un'oca. Ma c'è oca Messo Giuliva, sotto, ecco certo. perché il ristorante ordina sempre le granaglie. Vabbè, Stanno succedendo cose è un po' strane. troppo strane, però. Con Nibiru, Che... per esempio, sta cambiando la percezione del tempo. Ma in che senso? Chi? Un amico della Beolchini, Sì. che fa la costumizia, Calpesto Calpestoni, ha una festa. Sì. Si è innamorato di Ramalda Ma Ramaldelli, che nomi una sono? signora bellissima, alta, Sì. che ha un seno Vabbè, bello. una Una bella bella... donna, insomma, Comunque, Calpesto Calpestoni l'ha vista, Sì. si è presentato, le ha dato Sì. la mano. Mentre le dava da mano, nel giro di un secondo gli è comparsa una macchia sui pantaloni No, davanti no, e vabbè, ha no, messo no. una strana frequenza tipo Vabbè, wow, no, vabbè. Ramalda Ramaldelli gli ha Precoce, detto, già diciamo. fatto? E lui, Sì. come già fatto? Beh. Perché per la Ramaldelli Sì. era passato un solo secondo, ma per lui era passato un weekend in un motel di Casegerola. Frequenze No, vabbè, ma diverse. non ha Per senso. Nibiru, Sì, Niribu, Mudim. quello là. Frequenze diverse. Sì. E ora, oh, Cosa c'è? Cos'è? dan 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 dan, questo è il Sator. Il Sator. Questa è la piastrella magica. Ce la spieghi bene, La ok? piastrella protegge la casa. Quella Se protegge le voi la case. mettete fuori, Sì. il ladro arriva alle 2 di notte, Sì. vede il Sator e dice: che cazzo c'è scritto qui? Ah, certo. E prova a indovinare tutte le parole, No. tipo topo,
topo, vedi, c'è topo, c'è sette, c'è vabbè, ci sarà rotto, appunto, l'altro ci nel frattempo così sono fatte le sette del mattino. Ah, certo. E non può fare, esce quello di casa e dice, cosa fa? Le, niente, stiamo andando a fare colazione. Casa salva. Furtuanti, Reddy, io ho messo il Saturn, ma deve essere arrivato un ladro molto intelligente perché in un minuto ha indovinato tutte le parole. Io mi hai rubato 30 Rolex, 200.000 euro in contante, adesso no, mi è rimasto solo il Saturn. Infatti, scusa, Furtuanti, ma tu avevi chiuso a chiave? Furtuanti, no, io avevo capito che bastava il Saturn. Vabbè, va. Ragazzi, che cazzo, non so come dirlo, il Saturn funziona solo in quelle case di 20 metri quadrati che hanno il bagno fuori, dove ci vivono in 15, che bevono latte a lunga conservazione del discount. Certo, quelle case di ma c'hai 1000 metri quadri in villa, con 4 Lamborghini in garage, i piatti che te le lava la Filippina nella jacuzzi in topless. Sì. Allora devi avere il perimetrale collegato con la questura. Infatti la cosa Gattara, Red, ho 43 anni, pensavo che il mio futuro sarebbe stato in ciabatte circondata dai miei amici felini. Gattara. Mi dispiace. Invece ho appena conosciuto l'uomo della mia vita. Oh, bella questa cosa. Che bella. Questa mi fa tanta gioia. È bella questa cosa. Tanto qua. Piacere. Sono contento per te, Gattara. Certo. Sono molto contento. Sposatevi. Certo. Sposatevi subito e divertitevi. Ma speriamo. Perché c'è Jean Baruni. Sì. Che è il dio del matrimonio, che vi guarda e pensa che tutto. Non conosciamo, ma va bene. Gattara, solo che mi è volato giù dal terzo piano. No! Si è spiaccicato, sembra una parmigiana alla melanzana con sui mocassini. No, ma no. Gattara, sarebbe melanzana alla parmigiana. Vabbè, ma adesso parmigiana alla melanzana. Vabbè. Red, però non ti attaccare alla ricetta, dimmi cosa devo fare. Lo porto in ospedale, gli do le medicine. Certo. Per l'amor di Dio, Gattara, mi dà il dito. No, vai. Devi prendere una penna. No. E scrivere sulla maglietta la sequenza di numeri. Voi li vedete questi numeri qui? Sì, io stamattina stavo male. Stavo male, c'avevo un'epatite virale. Di tipo, mi sono messo la maglietta, ho passato tutto. Con la maglietta, con i numeri. Allora devi prendere i numeri che ti do, sono 7, sì. 13, 27, no, 89, 88, 62. Va bene. E lui vedrà che rinasce. Cosa dice? Ho ravanato nella tasca, Gattara, ravanato nella tasca dell'uomo che poteva essere quello della mia vita, ho trovato un fogliettino con i numeri 7. I suoi. Oh, i suoi. Superenalotto, jackpot, hai vinto 300 milioni. Sono i soldi del i numeri del Superenalotto. Gattara, hai sentito? Bingo. Ma hai vinto 300 milioni. Ma stupendo. Gattara. Cosa c'è? Gattara. Cosa c'ha? Ops, non mi risponde più, Gattara. Vabbè, però Superenalotto, ma li aveva giocati i numeri? Ma speriamo. Non di lo sì. So, cazzo. Non mi risponde più, Gattara. Vabbè, Gattara. Ma speriamo di sì. Speriamo di sì. Impietrito passante. Chi è? C'è una signora sul terzo piano, su al terzo piano, con un fogliettino. No. E tre gatti in mano. No. Che minaccia di buttarsi di sotto. No. Superenalotto, vuoi vedere che non ha giocato i numeri? No, non ci posso credere. Impietrito no. Passante, aspetta che glielo chiedo. Hai giocato i numeri? Tutto in Gattara, diretta. No. No. Marciapiede, splash. No. Che roba orribile. Non li aveva giocati. Mi sa di no.